Volevo innanzitutto ringraziare l'Associazione dei Volontari Bosco Mare che mi ha dato la possibilità di esporre questa mostra fotografica nella Torre Saracena. Volevo ringraziare le mie cugine, cugina grande e cugine piccole, che si danno tantissimo da fare, e soprattutto per loro, beh, anche per altri amici, però loro le ho proprio nel cuore, quindi mi ha fatto piacere che mi abbiano dato questa opportunità. E poi soprattutto un conto avere le foto, un conto avere il protagonista in carne ed ossa, non è semplice, no? Portare un artista del suo calibro a vedere, cioè, un piccolo paese come il nostro, che come Bosco Mare, che merita tantissimo, è piaciuto molto ad Alberto. E niente, non so cosa dire. Grazie di essere... ho già detto troppo? Meglio che... Non sono mai stato molto bravo dietro il microfono. Lui è molto meglio. Allora, buonasera a tutti. Come Adolfo vi ha in qualche modo accennato, è veramente un grande onore per me essere qui e di aver scoperto questo borgo meraviglioso di Boscomare, che, insomma, per chi non lo sa, la Liguria mi sta nel cuore. Io sono cittadino onorario di Diano Marina, ho una sorella che ha una casa a Cervo Ligure, e quando ho cominciato a camminare qua per i Carugi, insomma, mi sono ritrovato un po' a casa in un certo modo. Però veramente una bellissima sorpresa, e come sapete, insomma, avevamo in qualche modo cominciato questa avventura con Adolfo un po' di tempo fa, proprio cominciando da Diano Marina per la mostra fotografica di Adolfo, che è stato bravissimo a cogliere dei momenti dei miei concerti live, ha fatto anche poi oltre alle fotografie bellissime anche un lavoro ancora maggiore riportando e citando delle frasi delle mie canzoni. Quindi io lo ringrazio moltissimo, ringrazio il fatto di avermi fatto conoscere questo posto, ringrazio il sindaco e tutte le persone che hanno reso possibile questo incontro. So che adesso andremo a un bellissimo sede che è la Torre Saracena, e quindi io vedrò e mi delizierò ancora una volta della mostra dell'amico Adolfo. Sono arrivato da qualche giorno, tanto per condividere qualche bella cosa, dal Lago d'Iseo, dove ho finito di registrare, di filmare e di realizzare il prossimo video, che uscirà proprio a fine agosto, del mio nuovo singolo, che si intitola Infinità Infinita, che è stato girato sull'opera di Christo della passerella galleggiante del Floating Pierce. E quindi in qualche modo questi posti, che sono certamente lontani e diversi, ma che hanno una bellezza artistica e soprattutto umana molto forte, io mi auguro che, come debba succedere un po' nel nostro paese, queste bellezze naturali diventino sempre più importanti per tutti noi e per la nostra società, perché l'Italia deve rinascere anche da queste perle e queste meraviglie, che devono essere conosciute ancora di più. Grazie ancora a tutti della vostra accoglienza. Grazie. Questa targhetta, grazie per essere qui. E allora la mostriamo, come si fa la notte degli Oscar. Sì. Eccola. Ci tengo solo a ringraziare ovviamente Alberto per essere intervenuto qua a Bosco Mare, e in particolare ringrazio tutti quelli che hanno organizzato questa giornata. La cosa che mi gratifica particolarmente, vado dicendo un po', parlando in giro, è quella che comunque ci sono un nucleo di giovani che ha lavorato per questa giornata qua, e questa è quella la cosa che mi fa più piacere. Dico, ok, finché ci sono i giovani si va avanti. Condivido pienamente l'idea di un Presidente della Repubblica di un paio d'anni fa, ogni tanto viene richiamato, quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione, semplicemente questo, basta.